La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate alle quali risponderà la Ministra dell'Interno e la Ministra dell'Istruzione. Invito gli oratori a un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3 2003 dei deputati Palazzotto e Fornaro, concernente iniziative di competenza volte a sospendere le cosiddette riammissioni informali di migranti verso la Slovenia. Il deputato Erasmo Palazzotto ha facoltà di illustrare la sua interrogazione. A lei la parola. Grazie Presidente, signora Ministra. Nel 2020 più di 1.200 persone sono state respinte alla frontiera con la Slovenia con una procedura, quella delle cosiddette riammissioni informali, che è in contrasto con norme europee e internazionali a tutela del diritto d'asilo. Le persone respinte a loro volta sono state deportate a catena da Slovenia e Croazia con anche documentate violenze fino alla Bosnia, al di fuori del territorio europeo. Le immagini che arrivano in questi giorni dal confine bosniaco, dove oltre 3.000 persone sono abbandonate nei boschi con temperature sotto lo zero, sono drammatiche ed insostenibili. Le chiediamo se, alla luce dei trattamenti inumani e degradanti che subiscono i migranti al confine bosniaco, non sia sua intenzione sospendere le procedure di respingimento al confine e ripristinare le procedure previste dal diritto europeo e internazionale italiano, prevedendo la possibilità per chi entra nel nostro Paese di presentare richiesta d'asilo e ponendo la questione in sede europea perché si affronti il tema della rotta balcanica. Grazie. Grazie a lei, deputato Palazzotto. La ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha facoltà di rispondere. A lei la parola, ministra. Signor Presidente, onorevoli deputati, come noto, i territori delle province di Gorizia e Trieste sono interessati dall'ingresso irregolare di stranieri provenienti dalla rotta balcanica, fenomeno che ha registrato nel corso del 2020 un significativo incremento rispetto agli anni precedenti. Preciso che i dati circa i rintracci entrati, di stranieri entrati regolarmente nel territorio italiano proveniente dalla frontiera slovena segnalano un raddoppio nel 2019 rispetto al 2018, in quanto si è passato da 1.567 a 3.568 migranti rintracciati. Dato che quest'ultimo che nell'anno 2020 ha subito un ulteriore aumento, attestandosi a 4.120 rintracci. In un simile contesto, l'accordo bilaterale italo-sloveno, sottoscritto nel 1996, ha consentito nel corso del 2020 di procedere alla riammissione alla frontiera degli stranieri rintracciati in posizione irregolare all'atto dell'attraversamento del confine italo-sloveno. Nell'anno appena concluso si sono state effettuate verso la Slovenia 301 riammissioni dalla provincia di Gorizia e 1.000 dalla provincia di Trieste. Tengo a precisare che tale importante strumento convenzionale opera parallelamente al regolamento di Dublino, limitandosi a disciplinare le forme di collaborazione italo-slovena solo per quei casi di riammissione cosiddetta informale dei migranti rintracciati immediatamente a ridosso della linea confinaria, secondo presupposti spaziali e temporali indicati dall'accordo bilaterale. Desidero evidenziare che le procedure di riammissione alla frontiera, che trovano la loro base giuridica nell'accordo, tutelano le categorie di stranieri vulnerabili o esposte a particolare pericolo, risultando quindi non applicabili a diverse categorie di soggetti, cioè ai migranti, ai quali sia stata riconosciuta qualsiasi forma di protezione internazionale, ai minori, alle persone che presentano malattia, agli stranieri che risultano registrati nel sistema Eurodac. È anche importante chiarire che a tutti gli stranieri vengono fornite, con l'ausilio di mediatori culturali e linguistici, nonché mediante la consegna di appositi opuscoli, opportune informazioni sulle modalità con cui formulare istanza di protezione internazionale, la quale, ove presentata, non dà luogo alla riammissione. Inoltre, con riguardo all'osservanza del principio del respingimento a catena richiamati dagli onorevoli interroganti, è doveroso precisare che la Slovenia aderisce alla Convenzione di Ginevra, che ha fissato il principio surrichiamato già dal 1992 e che inoltre la stessa Slovenia, come la Croazia, sono considerati paesi sicuri sul piano del rispetto dei diritti umani e delle convenzioni internazionali.
Pertanto le procedure di riammissione riguardano uno Stato europeo, la Slovenia, nel quale vigono normative internazionali europee analoghe a quelle che vigono nel nostro Paese. All'interrogazione 3.20.04 dei deputati Lollobrigida e altri, concernente intendimenti in merito a ipotesi di superamento della dicitura padre e madre sulle carte d'identità dei minori. Il deputato Giovanni Donzelli ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario. A lei la parola, deputato Donzelli. Grazie Presidente. Noi siamo qui per chiedere informazioni riguardo a un decreto ministeriale che circola in queste ore, almeno a quanto noi apprendiamo, sembra che stia circolando in queste ore, in cui il Ministro degli Interni e il Governo avrebbero intenzione di rimettere mano e di modificare il decreto del 31 gennaio 2019 che aveva giustamente reinserito sulla carta d'identità le diciture padre e madre, tolto quella roba più o meno impresentabile, genitore 1, genitore 2, genitori. E noi veniamo a conoscenza del fatto che il Ministero degli Interni stia cambiando questa volontà e abbia intenzione in questo momento di rimettere genitore 1, genitore 2 e togliere padre e madre. Chiediamo spiegazioni al Governo auspicando che dica che non è vero e che abbiamo avuto informazioni sbagliate. La ringrazio. La Ministra dell'Interno Luciana Lamorgese ha facoltà di rispondere. Prego, a lei la parola, Ministra. Nell'ambito della disciplina della carta d'identità recata dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del numero 773, il decreto legge numero 78 del 2015 ha introdotto la nuova carta d'identità elettronica, prevedendo la centralizzazione del circuito di emissione del documento. In attuazione di tale disposizione, il decreto del Ministro dell'Interno del 23 dicembre 2015 ha regolato il processo di produzione del documento, prevedendo la ricezione e registrazione presso i comuni delle richieste di carta d'identità elettronica presentate dai cittadini e l'inoltro dei dati anagrafici registrati in sede locale e certificati dal Ministero dell'Interno al sito centrale del Poligrafico e Zecca dello Stato per la produzione e la consegna del documento. Con decreto del Ministro dell'Interno del 31 gennaio 2019, oggetto dell'interrogazione, sono state introdotte alcune modifiche al citato decreto del 23 dicembre 2015 e ai relativi allegati, al fine di adeguarlo alla normativa dello Stato civile. In particolare, nel prospetto della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio rilasciata ad un minore di età inferiore a 14 anni e nel relativo modulo di richiesta, la parola genitori è stata sostituita con padre e madre. A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, il Garante per la protezione dei dati personali ha rilevato che l'applicazione delle nuove disposizioni ha comportato notevoli criticità in termini di protezione dei dati e di tutela dei minori, nei casi nei quali i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale non siano riconducibili alla figura materna o paterna, ora espressamente previsti, ed ha rappresentato la necessità di adeguare le disposizioni al quadro normativo introdotto dal Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali. A seguito degli ulteriori approfondimenti già preannunciati nella risposta ad altro atto di sindacato ispettivo, il Garante ha ribadito con propria nota in data 12 settembre 2020 tali considerazioni e di conseguenza il 15 ottobre 2020 è stata proposta un'ulteriore modifica del decreto ministeriale del dicembre 2015 finalizzata a ripristinare nella disciplina di emissione della carta d'identità elettronica la parola genitori in sostituzione di padre e madre per garantire conformità al quadro normativo introdotto dal predetto regolamento europeo e per superare le problematiche applicative segnalate dal Garante. Il nuovo schema di decreto ministeriale, che segue l'iter di adozione di cui all'articolo 10 del decreto legge 78 del 2015, ha già ottenuto il concerto dei ministri dell'economia per la pubblica amministrazione ed è in attesa del parere del Garante per la protezione dei dati, a seguito del quale sarà sottoposto all'esame della conferenza Stato-Città. La ringrazio.